Ciao, sono Dave Cuomo, bentornato nel mio canale e ovviamente se sei nuovo, benvenuto. Oggi parliamo di ritmi dispari, è una cosa che mi chiedono davvero in tanti, anche i miei allievi di batteria, e quindi voglio darvi due o tre suggerimenti per impararli molto più velocemente. Che cosa sono i ritmi dispari? I ritmi dispari sono composti soprattutto da, come dice il termine, numeri dispari, quindi 5 ottavi, 7 ottavi, 9 ottavi, eccetera, eccetera. Oppure, più che parlare di ritmi dispari, possiamo parlare di ritmi anche irregolari. Noi siamo abituati al solito 4 quarti. Ecco, in questo caso, con questo sistema si possono imparare anche ritmi che non sono per forza dispari, possono essere anche numeri pari, però diciamo sono delle metriche che non siamo tanto abituati a suonare, 5 quarti, 6 quarti, chi più ne ha più ne metta, alla fine è uguale. E questo sistema funziona praticamente con tutto, anzi io voglio a questo punto spiegarvi tre metodi, non è nulla di difficile, si basa tutto questo concetto su delle nozioni davvero basilari, e proprio per questo secondo me è interessante e va bene per tutti i musicisti, non solo per i batteristi. Adesso mi vedete qua con una batteria perché appunto insegno batteria, però voglio spiegarvi questo concetto a tutti voi musicisti, secondo me può essere molto utile. Iniziamo col primo metodo. Il primo metodo che voglio mostrarvi quest'oggi è quello di dividere tutto per gruppi di 2 e gruppi di 3. Ad esempio, per fare il 5 si può fare 2 e 3, oppure 3 e 2. Vi faccio sentire che così è più facile. Possiamo fare 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. L'1 ve lo suono sul timpano, di modo che sentite meglio i cambiamenti. Oppure 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo già fatto il 5. Per fare il 7, che cosa si può fare? 2, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oppure 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Si può fare 2, 3, 2, ad esempio. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Qui bisogna essere molto concentrati, soprattutto quando diventano lunghi, è facile sbagliarsi. Quindi questo concetto qui lo potete utilizzare appunto su diverse situazioni. Appunto abbiamo sentito il 5, il 7, il 9. Il 9 può essere 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. È un esempio. Oppure fai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 2 più 2 più 2 fa 6, più 3 fa 9. Ma com'è che si utilizzano questi numeri? C'è una logica oppure no? Una logica c'è, ed è quella di ascoltare quello che fanno gli altri strumenti, oppure se c'è una melodia, basatevi su quello. Se una melodia fa 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ad esempio in 5 ottavi, quindi fa 1, 2, 1, 2, 3, voi non fate 1, 2, 3, 1, 2, se no va in contrasto, cioè ci sono degli accenti da seguire, spesso e volentieri. Poi magari in realtà è una cosa che gira in 5, ma non c'è mai un accento in mezzo, quindi addirittura potete cambiare da una battuta all'altra e creare una cosa molto, molto particolare, così possiamo definirla. Appunto adesso vi parlo di 5 e 7, 9, non è che sto a specificare se sono quarti, ottavi, sedicesimi, quello dipende un po' da cosa state suonando. Quello che io voglio farvi passare come concetto è come potete contare questi numeri, queste divisioni. Il secondo metodo è molto simile, però invece di utilizzare i numeri, anche se il concetto vedrete è lo stesso, utilizziamo delle parole. Allora, il concetto è sempre quello di dividere per 2 e per 3. Allora, quando dividiamo per 2 usiamo la parola short. Quando suoniamo invece il 3, o quando comunque dobbiamo pensare al 3, usiamo long. Quindi facciamo l'esempio del 2-3. Per fare il totale il 5, posso fare 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, short, long, short, long, short, long, short, long. Ad esempio, se stiamo facendo 2, 2, 3,
per fare un set short, short, long, short, short, long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, short, short, long. Quindi vedete, è un altro sistema. Chiaramente non usate i numeri. Magari in velocità può essere anche più semplice. Non dico che sia meglio uno piuttosto che l'altro. Vedete anche voi che cosa vi mette più a vostro agio. Addirittura può cambiare da situazione a situazione. Ripeto, l'ordine degli accenti dipende da quello che c'è al di fuori del vostro strumento, cioè se sentite che il basso fa una figura che è 2-3-2, voi non suonate 2-2-3, se no si crea un contrasto, a meno che sia voluto e suoni bene, diciamo, quindi non è che c'è una regola ben precisa. Il terzo metodo che ti consiglio io è quello di utilizzare l'orecchio. Punto. Che cosa vuol dire utilizzare l'orecchio? È un po' quello di cui ti ho parlato poco fa, è quello di ascoltare gli altri strumenti e se ti aiuta memorizzati quella figura. Vuol dire che se tu senti una figura che comunque gira bene, ti entra in testa e ti viene naturale, non pensare troppo ai numeri. Se già ti viene in modo spontaneo, vai avanti così. È anche vero che se poi ti dicono di aggiungere un ottavo, o anzi due, quindi passi da un 7 ottavi a 9 ottavi, giusto per fare un esempio, e non sei pronto a questo tipo di cambiamento e non sai come arrivarci, ecco lì può essere un bel casino. Quindi io ti dico, se già lo sai a memoria e ti viene naturale va bene, però magari fatti comunque un ripasso utilizzando il primo metodo, quindi quello con il 2 e il 3, scusate, oppure utilizzando short per il 2 e long per il 3. Ci sono altri metodi, questi sono quelli che utilizzo io più spesso, soprattutto il primo, il secondo, il terzo, vai a memoria, sì, dopo ti viene automatico, usi la tua musicalità, però diciamo che almeno usare uno dei primi due ti porta ad essere più tranquillo. Ecco, quello che io vi sconsiglio vivamente, ad esempio, per il 9 ottavi, come fanno in molti, è dire un 4 quarti e un pochettino. E un pochettino non va bene, perché un pochettino può essere un sedicesimo, un ottavo, un quarto, può essere qualsiasi cosa. Quindi definite bene che cosa state facendo, soprattutto se suonate con altre persone, perché dopo è qui che saltano fuori i casini. Ma tu mi dicevi che era un pochettino in questo modo, eccetera eccetera, poi non si capisce, ve lo dico per esperienza. Conviene sempre essere molto chiari. L'ideale sarebbe che tutti sappiano che cosa sono questi ritmi, come si contano. Magari non tutti abbiamo la stessa preparazione tecnica e teorica all'interno di una band e quindi, per carità, ci può stare, soprattutto se vedete la musica come un hobby e non vi interessa molto questo aspetto. Però è un consiglio che io vi do per evitare discussioni inutili o anche semplicemente per evitare di perdersi quando si suona insieme ad altri musicisti. Ecco, ricapitoliamo. Metodo 1, dividi tutto per 2 e per 3. Metodo 2, utilizza sempre il metodo 1, ma al posto di dire 2 e 3, usa le parole short e long. Quindi short per 2 e long per 3. Terzo metodo, usa la tua musicalità, il tuo orecchio e memorizza, cerca di internalizzare la figura ritmica, che può essere un groove di basso, un riff di chitarra di tastiere oppure la linea vocale. Ripeto, non ci sono solo questi metodi, questi sono quelli che utilizzo prevalentemente io, sicuramente ce ne sono degli altri, però mi sembrano quelli più semplici ed efficaci anche per una persona che non ha mai studiato tantissimo la musica ma vuole capire, vuole arrivare più velocemente al risultato e in modo efficace. Ecco, spero che il video sia stato utile a voi, sia stato tutto chiaro. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale ed attivare la campanella per rimanere aggiornati ogni qualvolta carico un video, vado in diretta, eccetera eccetera. Vi invito come sempre a lasciare qui sotto dei commenti se non avete capito qualcosa o se volete dei nuovi video più tecnici, quindi con computer eccetera eccetera per registrare i vostri strumenti eccetera eccetera, oppure video anche di questo tipo un po' più teorici o anche video più suonati, dipende quello che volete. Voi lasciate qui dei commenti, mi fa sempre un grande piacere, cerchiamo di creare una bella community che sicuramente è una cosa positivissima. Grazie per essere arrivato fino in fondo, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!